Salve a tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta su Factorio e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Leon e ci troviamo di nuovo qui. Io adesso sto cercando di fare delle fornaci d'acciaio che ho preparato qui. Quindi 18 fornaci d'acciaio. E diciamo che possiamo anche provare a fare l'upgrade della nostra linea di rame. Perché credo che ne serva anche. Possiamo fare così? Facciamo prima? Mamma mia, sì che possiamo. Ok. Va bene, sono rimaste 3. Ok, dovrebbe essere un po' più veloce la cosa. Forse sì, forse no, vediamo. Non è proprio velocissima, ma vabbè. Facciamo più veloce di qua, così. Forse. Vediamo se riusciamo a sfruttare un po' tutto l'ambaradam. Magari dividendole su due o più linee. No, quelle lì sostanzialmente rimangono ferme. Quelle rimangono ferme. Quindi come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Facciamo. No. Così. E facciamoci anche. Madonna, sta T così. Non proprio. Vabbè. Sempre meglio di niente. Vediamo se magari aggiungiamo qualche piastrella di rame in più, ma poi ci penseremo a quel coso lì. Abbiamo preparato anche delle macchine assemblatrici che io andrei a mettere qui, magari spente proprio solo per posizionarle in maniera che se dobbiamo espanderci o ci servono più materiali possiamo avere più materiali. Ragazzi, la prossima missione sarà proprio quella di cercare di ampliare la nostra linea di ferro, magari farne un'altra qua sotto, cercare altri materiali, perché cominciano a scarseggiare. Cominciano veramente a scarseggiare. Cioè, su questa linea qua cominciano, sì, a scarseggiare. Se io facessi così. Risolverei temporaneamente. Rubandole a tutte e a tutti, ma risolverei temporaneamente. Va bene. Ok. Beh, in realtà no, perché dopo qua io magari mi metto un altro di questi. Di questi qua. Giusto? Cioè. E quindi praticamente vado a ribilanciare il tutto. Sì, potrebbe essere una bellissima idea, ragazzi. Allora, dobbiamo fare le nostre bombe, le nostre granite. Per fare le granite, allora dobbiamo andare a cercarci il carbene. Allora, il carbene per le nostre granatine. Facciamoci della. Ok, aspettate un attimo che prendo un po' di piastrelle perché le sto finendo. Oh, guardate qua, un po' di piastrelle. Ok, sono sufficienti. Acciaio come stiamo messi? Un botto. Fornaci, vabbè, quelle non mi servono più, vabbè. Ok. Allora, qua c'è del carbene, ragazzi. Qua c'è del carbene. Siccome qua c'è del carbene, qua addirittura stiamo scavando sta roba qua, non so se 800 non ce la farà mai a finirla, in questo caso qua non ce la farà mai a riempirla, ma vabbè. Ops. Va bene. Allora, noi cerchiamo il nostro carbone di sfruttarlo da questa posizione qua. Non si vede anche un tubo perché
e notte, stranamente. Cazzo, i cicli giorno e notte, ragazzi, cioè, non so a voi, ma non è che mi carbino proprio tanto. Vabbè, allora ne mettiamo una qua. Una qua, facciamo praticamente lo stesso lavoro che abbiamo fatto dalle altre parti. Ne mettiamo una qua per il momento. Poi vedremo di raggiungere anche quest'area qua. Se raggiungo quest'area qua, mi scava anche il Cristo. Qua no. Qua no. Facciamo così, le mettiamo anche un po', diciamo, sfalsate, che forse potrebbe aiutarla. Esatto. Molto bene. Le mettiamo di qua, le mettiamo di qua, la mettiamo di qua, così, così e così. Ce ne mancheranno, quindi ce ne andiamo a fare ancora, magari un paio. Okay. Una qua, e adesso aspettiamo che ce le facciano, perché... trivelle, ok. Una, un'altra e un'altra. Questa qua, ragazzi, è un'altra miniera che vado a fare. Vediamo se forse riusciamo anche a coprire questa zona qua, anche se probabilmente non servirà, ragazzi, cioè. Però, per completismo, qua una ce la mettiamo, poi ce ne mettiamo un'altra qua. Ce ne mettiamo un'altra qua e un'altra qua. Così il nostro amico completismo. Ma è una qua per prendere su le ultime cose. Allora, detto questo, ragazzi, dobbiamo farci un casino di linee di trasporto. Le linee di trasporto andranno su di qua. Le linee di trasporto andranno su di qua. Queste andranno qua. Così, scusate che dezoomo un po', poi queste qua andranno così. Ok, così, esatto. Queste le tiriamo via perché non servono. Poi questa linea andrà di qua. Questa linea andrà di qua. E questa linea andrà di qua. Ok. Ci mettiamo... Ah no, non devi andare di qua, ma devi andare di qua. Ok. Questa linea qua la mettiamo qua così. Questa la mettiamo qua così. Questa diciamo che possiamo stare così. Questa facciamo così. E qua, ragazzi, le uniamo. Ok. Le uniamo e diciamo che vediamo un po' dove posso passare. Così e così. Poi vediamo un po' perché dobbiamo riuscire a passare sotto a tutto e a tutti. Anche se forse... Non saprei. Noi dobbiamo arrivare con il nostro carbone. Il nostro carbone dovrà venire di qua. E di qua. Ok. Quindi così e così, così e così, ok. Qua, così e così, così e così e così. Ok, aia, quasi, Vabbè, comunque noi facciamo semplicemente una cosa del genere. Ok. Vedrà poco per gli alberi, ma... Ok, è così. Facciamo che tiriamo giusti gli alberi perché sennò si vede un tubo di quello che stiamo facendo. Esatto. Ok, adesso è molto più visibile. Qui c'è un albero che rompe le palle. Poi quando produrrò le granate in massa, comincerò a bombardare la foresta. Vabbè. Ovviamente, ragazzi, non so se l'ho detto negli altri episodi, gli alieniacci si incazzano se gli tirate giù gli alberi. Vediamo un po'. Andiamo via di qua. Passiamo con una bella linea di carbone che la buttiamo di qua. Non credo servirà per tanto il carbone, in realtà. Vabbè, in caso lo splitto e lo mando sul main bus, chi se ne frega. Ok.
Adesso che abbiamo mandato questa linea qua di carbone, noi dobbiamo metterci degli insertori che buttano dentro il carbone qua. Una, due, tre e quattro. Sta arrivando sera, se mi accendete le luci, grazie. Thank you, luci. Ok. Ah, guarda che bello. Pareti e luci. Adesso il problema è questo, che io devo passare con la linea di là, quindi mi serve un palo elettrico qua che mi porti elettricità dall'altra parte. Ci arriviamo? Manco per il cazzo ci arriviamo. Scommetto che ci arriviamo da qua. No, in realtà mancherebbe proprio un quadrato, che schifo ragazzi. Che schifo. Mancherebbe proprio un quadrato. Cavolo. Quindi non ha senso tirare il palo lungo. No, veramente avrebbe senso. Avrebbe invece senso. Però, facciamo così. Per il momento ci accontentiamo di tirarlo qua. Ok. Ne mettiamo uno qua. E andiamo di qua. Sì. Sì, perfetto. E uniamo questi. Quindi, una, due, tre, va bene. Questo qua è quattro. Le facciamo. Qua lo mettiamo qua. E qua li alimentiamo. No, aspettate ragazzi, perché non sono alimentati? Ah, perché qua non ci arriva? Vabbè, allora mettilo di qua. E adesso sono alimentati. Qua adesso sono alimentati. E l'ultimo. E l'ultimo. Aspettate. Così. Ok, adesso funzionano tutto. Non so il nostro consumo energetico come sta andando. Aia. Un bel po' in realtà. Va bene. Inquiniamo come dei pazzi, va benissimo. Però il nostro carbone adesso sta arrivando. E adesso vediamo quando arriva proprio per bene. È su due linee, sì, è su due linee, perfetto. Dovrebbe prenderlo e farmi... esattamente. Quindi qua cosa facciamo, ragazzi? Qua abbiamo i nostri caricatori. Li portiamo avanti. Li facciamo girare magari da qua su. E da qua. Ok. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Eh sì. Direi che meglio di così. Difficile ragazzi. Difficile, veramente difficile. Allora, costruiamoci qua. Se ho calcolato bene, ma io non calcolo mai bene, effettivamente. E vabbè, le butteremo dentro con questo. Perché mancherebbe proprio uno spazio. Maledizione! Non è vero, non manca nessuno spazio. Non manca nessuno spazio. Esatto. Quindi ragazzi i calcoli erano perfetti. Quindi buttiamo dentro uno di qua. Poi dobbiamo cercare. Anzi, cavolo, come faccio però io a prendere le granite da qui? Cioè mi risulta un po' un problema. Cioè io dovrei riuscire a prendere le cose dalla fine della catena di produzione. Madonna. E quindi da qua, una, lasciamo due spazi, due, lasciamo due spazi, due spazi non uno, due spazi e due spizzi, perfetto. Adesso che abbiamo fatto tutto questo, allunghiamo tutto, quindi questo va allungato, ok. Poi questo va allungato,
questo va allungato. Questi qua sostanzialmente li possiamo anche togliere perché li avevo messi per fare le boccette verdi, però ho visto che abbiamo fatto in un'altra maniera. Ok. Vabbè, il palo là ci stava, perché sennò come cavolo la porto la corrente qua? Beh, potrei portarla ad esempio anche così. Non sarebbe una cattiva idea. Allora, detto ciò, io voglio che tu mi prendi i materiali che stanno sopra e me li porti qua. Esatto. Anche tu, anche tu e anche tu. Poi, io voglio che tu mi prendi i materiali, mettiamola blu, è lo stesso. Che arrivano qua. E che arrivano qua? Ma come cazzo li butto fuori? Che non posso buttarlo fuori qua, che qua mi è già occupata la linea. Allora, controindicazione, cioè controordine. Basta spostare queste cose qua. Li facciamo più largo, non stiamo lì a diventare matti. Ok. Questo, questo e questo. Poi questo. Finalmente arriva di qua. Poi dice, abbiamo detto uno qua. Uno qua, beh sì, ma ci possiamo mettere anche al centro. E uno qua. Tu mi carichi questo. Tu mi carichi questo. Tu mi carichi questo. E questo. Tu invece mi prendi da là. Quindi uno, due e tre. Poi adesso dobbiamo buttare fuori. Quindi uno, due, tre e quattro. Adesso li mettiamo tutto, ragazzi. Adesso li mettiamo il tutto. Ah sì. Metticelo anche lì. E questo è alimentato. Perfetto. Adesso mettiamo un'altra linea che porta dall'altra parte. Ok. Così non ci confondiamo. Cavolo, non è alimentata però lì. Fa una curva così, ok, va bene, così non ci confondiamo. Abbiamo messo le nostre luci lì e non ci sbagliamo. Guardate, io dico che le possiamo mettere anche qua nel frattempo, così illuminano un po' la zona. Anche visto che ne abbiamo di più, buttale tutte. Ma sì, buttale tutte, che te frega. Ok, adesso cosa ci rimane da dirgli? Ci rimane soltanto da dirgli che dobbiamo costruire questi. Ok, quindi tu e tu, falli tutti. Che sta facendo? Mancano i caricatori. I nostri caricatori se li sta fregando la cassa. Bene, la cassa non se li frega più. Sì, perché volevo praticamente farne un po' di scorta. Quindi, ho limitato la cassa in modo che quando qua arriva a 200 non ne carica più. Anzi, vi faccio vedere quando qua è a 200. Ok. Anche se adesso ci vado a mettere il robottino. Vabbè, adesso lui caricherà il primo perché l'ha buttato giù. Esatto. Così. E poi non ne prende più. Vedete? Esatto. Ok, i caricatori stanno arrivando. Arrivano fino in fondo? Sì, arrivano fino in fondo. Qua mi stai buttando le boccette verdi, ma in realtà, ragazzi, stanno lavorando a una velocità folle. Oh cazzo, c'è un blackout. Oh cazzo. Wow.
siamo totalmente in blackout. Abbiamo finito la nostra corrente. Bene! Abbiamo tutta la fabbrica spenta. Tutto fermo, raga. Tutto fermo. Per quale motivo? Il motivo è che qui non arriva più carbone. Per quale motivo non arriva più carbone? Perché qui non c'è più elettricità? Bene, cacchio, bene. Molto bene. Allora, che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Così non risolviamo un tubo. Ops, cazzo. Ho sbagliato il tasto per droppare. Ho quasi distrutto una turbina, ma vabbè. Un po' di sto schifo. Perché mi serve energia per produrre... Mi serve... Esatto, quello per produrre il carbone. L'energia per... Mi fanno muovere le trivelle, ma senza energia non vanno. E le trivelle senza energia non scavano carbone, che è un cane che si morde la coda alla fine dei conti. Mi serve produrre più energia. Cioè, in realtà mi servirebbe mettere più trivelle. E noi dovremmo cercare di fare alla velocità della luce. Questa non è la velocità della luce, prego. Ok. Cioè, alla velocità della luce mi serve fare una cosa del genere. Cercare di alimentarla un po' così alla bene e meglio, ma... E facciamo una cosa del genere, quindi tu adesso mi scavi il carbone, consumerai ancora più elettricità. Me lo butti di qua. Tu me lo butti di qua. Stanno andando tutte? Sì, stanno andando tutte. Perfetto. Ok, ragazzi. Vediamo se abbiamo risolto. Sì, abbiamo risolto, però dobbiamo fare qualcosa assolutamente per qua l'ingresso del carbone, perché non sarà mai sufficiente. E qua forse mi avevo fatto qualcosa per riparare, quindi ripariamo. Non volevo fare così, volevo ripararlo in realtà, dove mi è finito. Vabbè, semplicemente non era questo da riparare, ma era questo. Ok, quindi torniamo, mamma mia, ragazzi. L'episodio sta durando troppo. Va bene. Allora, torniamo intanto a finire la nostra ricerca delle boccette, giusto? Prendiamo l'asfalto che ci va un po' più veloci. Ok, quindi noi dobbiamo tirare la nostra linea. Finiamo questa cosa qua e poi ci salutiamo, ragazzi. Allora... Qua. Dimmi che l'ho beccato. Mamma mia, va là. Che l'ho beccato. Subito. Oddio, subito è una parola grossa comunque. Facciamo che ci spostiamo da questo lato. Ma qua c'è il palo in mezzo. Vabbè, passiamo sotto. Passiamo sotto il palo. E noi andiamo a collegarci. Riavvicino l'altra. Non proprio così. Dammi i tunnel sotterranei. 1, 2, 1, 2. No, non qua proprio. La volevo qui, grazie. Qui, qui, qui.
E qui. Tu. Qui, grazie. Ok, mi fai così. Così, tu invece mi fai così e tu mi fai così. Ok, è così. Qui c'è un faretto che togliamo prontamente. E qua togliamo questo. Ok. La facciamo andare giù di qua. Aspettate, ragazzi, che arrivo fino qua prima. Arriviamo fino qua. La mettiamo e qui. E ragazzi, sostanzialmente gli facciamo fare il giro intorno come è da disegno. Cazzo. Va bene, fin lì può andare. Poi ragazzi, quando questa cavolo di trivella finirà il carbone, tanto non mancherà molto. Ci passeremo da lì. Ok, possiamo arrivarci. Adesso ci facciamo i nostri insertori. Scusate, ma possiamo avviare qualcosa nel frattempo? Tipo motore elettrico, moduli, laser, calcestruzzo, istruzione di energia elettrica 2, no. Vediamo, possiamo farli. Vediamo il laser. Vai col laser. Così intanto cominciamo. Il problema è che tiriamo ancora più in elettricità, così cavolo. Vabbè. 7K, vabbè. Ok, vediamo se funziona questa cosa che ho fatto. Siete qua. Ok. Se voi continuate a produrre e nel prossimo episodio vediamo di risolvere il problema alimentazione dell'energia. Le due turbine in più mi stanno aiutando, ma non molto. Ok. Aia, mi sono dimenticato di mettere i tunnel sotterranei. Vediamo se funziona, ragazzi, e poi ci salutiamo. Qua e qua. Qua e qua. Possiamo anche metterlo un po' più lontano. Ok, non ti fermare. Bene. Ora passeranno sotto. Giusto? Arriveranno che passeranno sotto a tutto l'ambaradan qua. Arriveranno di qua. Giusto? Sì. Sono qua, guardate. Come? Perfectico. Perfectico. Ok, ragazzi, ok. Perfetto. La nostra linea si sta riempiendo di boccette e per il momento funzioneranno solo questi laboratori. Comunque sono 20 laboratori, quindi guardate il laser. Stiamo quasi finendo e vi dico che il laser ha 150 boccette l'una, quindi per 30 secondi. Ragazzi, tanta roba. Ok, quindi detto questo, ragazzi, io con Factorio per adesso mi fermo qui, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ricordate di lasciare un like, commentare, fatemi sapere la vostra e condividere il video. Ci vediamo al prossimo episodio di Factorio, ragazzi. Da Leon Trip è tutto. Ciao.